L'enneagramma è un antico mezzo di conoscenza di sé per l'evoluzione spirituale. Pare sia nato in Persia più di 2000 anni fa, dove era usato come percorso iniziatico dai maestri sufi. È uno strumento che aiuta a fare verità su se stessi. Da una parte ci rende consapevoli della nostra unicità e dall'altra ci spinge a cogliere le similitudini che ci legano alle altre persone. Noi organizziamo in ICOS diversi incontri anche gratuiti come quello di stasera, sono open day che ogni settimana toccano e argomentano su una tematica particolare. Permette infatti di rendersi conto che ognuno di noi ha modelli di comportamento, tendenze selettive o filtri che lo condizionano. E che gran parte delle difficoltà umane sono causate dal fatto che siamo ciechi al modo di vedere degli altri. Un open day sul tema Scopri il tuo carattere, quello che ti sta a cuore, si è svolto a Bari presso la ICOS, scuola di specializzazione in psicoterapia. Lo psicologo e life coach Zeno Carnimeo ha tenuto una lezione sugli enatipi, cioè la descrizione di 9 diversi tipi di personalità. Se fossimo in grado di riconoscere il tipo a cui apparteniamo, potremmo affrontare meglio i nostri problemi, oltre che conoscere meglio i nostri familiari, gli amici e i colleghi. Ma oltre alla descrizione delle varie caratteristiche umane, l'enneagramma conduce al cambiamento interiore. È più di un'indagine psicologica per la conoscenza di sé. Ci dà la possibilità di metterci a confronto con il nostro inconscio, invitandoci a prenderne coscienza. Abbiamo avuto già delle giornate, delle serate, degli incontri gratuiti, aperti perché sono sempre gratuiti questi incontri di divulgazione sull'autostima, sulla programmazione neurolinguistica, sulla motivazione, sulla relazione di coppia o sui disagi della coppia, sulle trasgressioni che sempre più ci sono in questa epoca storica. Sulla scuola di specializzazione stasera c'è un open day sull'Enneagramma, che è un modello sviluppato da Claudio Naranco, che è uno psicologo che ha sviluppato, appunto approfondito questo modello identificando i 9 enneatipi, cioè tipi di personalità. Tutti possediamo qualche lato oscuro che ci condiziona e che in un certo senso è una strategia di autodifesa scelta inconsciamente per ottenere sicurezza e soddisfazione ed evitare dolori e fallimenti. Riconoscere il segreto predominio di queste pulsioni negative è il primo passo verso la libertà interiore. Le radici dell'Enneagramma risalgono a più di 2000 anni fa. Venne sviluppato sul finire del Medioevo da alcune confraternite sufi. L'Enneagramma definisce 9 tipi di personalità, a partire da 9 trappole, passioni o peccati mortali. Si tratta dei 7 peccati capitali: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, ingordigia, lussuria. E a questi si aggiungono 2 ulteriori peccati: la menzogna e la paura. Il termine peccato viene inteso come la nostra separazione da Dio, ma anche dal nostro prossimo e da noi stessi. I peccati sono inasprimenti del carattere che impediscono all'energia di fluire liberamente. Conoscendo l'Enneagramma è possibile elaborare meglio i nostri rapporti e le dinamiche delle relazioni, in ambito lavorativo, tra genitori e figli, tra uomini e donne, nelle amicizie e nei gruppi. Ma soprattutto l'Enneagramma è uno strumento utilissimo per l'autoconoscenza e la consapevolezza di sé.